Antonelli, il Teramo deve accontentarsi di un pareggio. Ci avete provato, soprattutto nel finale, ma comunque merito anche di una Vastese ben disposta in campo. Sì, sicuramente ci abbiamo provato. Noi, come tutte le partite, proviamo sempre a portare 3 punti a casa, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto le ultime occasioni, soprattutto nei minuti finali, ma non l'abbiamo sfruttato al meglio, io compreso. Adesso nessun problema. Pensiamo alla partita di mercoledì, che ci sarà un'altra battaglia da vincere. Il vantaggio in classifica si è ridotto a un punto. L'altra volta era successa una cosa analoga qualche settimana fa, poi eravate ritornati a più tre. Secondo te questa altalena, questo equilibrio ci sarà fino alla fine? Ma questo non lo so, dipenderà dal Giulianova. Noi pensiamo in primis a noi stessi, dopo il nostro, cioè noi pensiamo al nostro cammino, dopo quello che verrà, il cammino del Giulianova lo sapranno loro. Noi guardiamo in casa nostra e noi sappiamo che dobbiamo scendere in campo la domenica per portare a casa sempre i 3 punti, e dopo quello che verrà, verrà. Ecco, cosa è mancato Antonelli al Teramo oggi per vincere? Sbagliamo se diciamo un Teramo sul piano del gioco leggermente sottotono? Ma secondo me no, abbiamo preparato la partita così, abbiamo giocato bene, ripeto, non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni che abbiamo creato, ma. Un po' meno delle altre volte, però, di occasioni, soprattutto nel primo tempo. Ma Si è tirati poco in porta. può darsi, io. Io ho contato un tiro di De Gidio, un'occasione al secondo minuto di Rei, Può poi insomma darsi. tanto gioco, ma non si riusciva a penetrare in area. Sì, affrontavamo una squadra tosta, dura, l'avevamo già affrontata in Coppa, sapevamo che ci chiudevano tutti gli spazi e quindi era anche difficile trovare spazi. Dopo quelle poche occasioni che abbiamo avuto le dovevamo sfruttare meglio, però ripeto, non siamo qui a fare drammi, adesso c'è la partita di mercoledì, intanto ci portiamo questo punto a casa e dopo penseremo alla partita di mercoledì, che sarà un'altra battaglia per noi molto importante. Senti Marco, sul piano personale ho anche sottolineato al mister di aver visto un buon Antonelli in quei pochi minuti che hai giocato. È una sensazione che hai anche tu, che stai migliorando gradualmente. Ma sicuramente, io sto svolgendo un percorso da inizio preparazione, diciamo che è duro, ci vuole molta pazienza da parte mia. Io ci parlo spesso con il mister e adesso sto meglio, ma non sono ancora al meglio. Per stare al 100% ci vuole ancora tanto lavoro e tanta perseveranza da parte mia, ma quando il mister mi chiamerà in causa cercherò di farmi trovare sempre pronto. E su quell'occasione che hai avuto tu alla fine, ma anche sulla palla che hai messo sulla testa di Dos Santos, quanto rammarico c'è? Ma c'è tanto rammarico, ripeto, potevamo portare i 3 punti a casa, ma non ci siamo riusciti, non abbiamo sfruttato quelle occasioni che abbiamo avuto, io compreso. Pazienza, e adesso testa a mercoledì.